la pizza, una celetta tanto romantica. Ci siamo ristorati e stiamo arrivando in un locale di Catania che si chiama Palestra Lupo. Palestra Lupo. C'è già dell'arco iniziale. E c'è un po' di casino perché c'è una serata post-hardcore, bestia. Serata quella super brutale proprio. Cattiva. Ma infatti si sente che... Si sente che sono tutti incazzati. Ma picchiano, quando sono cattivi... Niente, siamo nel nostro habitat. Così carina. E niente raga, mi sa che noi entriamo, ci divertiamo un attimo, ascoltiamo un po' di post-hardcore, roba brutale, ci si vede tra un po', magari domani. Il post-hardcore è quella tipologia di musica che spacca veramente tutto. E infatti quel ragazzo che cantava stava spaccando ogni cosa con la sua voce. Poi che bellezza il growl, mamma mia, quanta potenza. Insomma, mi ero ritrovato in questo concerto, mi stavo divertendo e niente, mi piaceva quella musica. Ok, in questa parte non si sente proprio niente, però faccio un breve commento. Stavo commentando la serata, che è una serata incredibile, è stata una serata brutale. E mi stavo godendo il casino, dicevo che c'era una caciara devastante, e tra le altre cose stavamo aspettando il soundcheck della band successiva, sempre in modalità post-hardcore, ovviamente. Al massimo, qualche altro genere vagamente simile. E qua fanno il soundcheck. Ok, mi sa che si inizia tra 3, 2, 1 quasi. 3, 2, 1, go! Ma che figata, è vero? Signora Fabiola qui col suo G-Lemon. Loro sono stati proprio quei tizi che durante quel momento hanno fatto della musica da paura. Best support per loro, perché letteralmente devastato la scena. E spero che comunque un giorno diventeranno famosi nella scena, nel panorama musicale del post-hardcore. Loro sono gli Storm, una band che ho conosciuto quella sera, e si vedeva che comunque sapevano il fatto loro, e diciamo che loro veramente hanno spaccato tantissimo. Poi il cantante urlava come un pazzo, ma aveva uno scream meraviglioso. Questa era la band che spaccava più di tutte. Questo è proprio post-hardcore del 2012.
Questa è l'esperienza di Catania. Questo è il mio mondo, questo è il mondo di tutti i metallari. E volevo rendervi partecipi di questo, assolutamente di questo, per farvi vedere assolutamente che cosa vado a vedere quando vado a vedere i concerti. Pertanto, questa è la fine del video. Ci si vede al prossimo. Questo è un off topic. O comunque, un video extra. Bella raga.